Vittoria Aslante Pe con Marcella Frangipane e con Francesca Balossi, e quindi mi fa piacere anche per questo. Allora, riprendiamo subito la sessione di metodi e strumenti digitali per l'analisi e l'interpretazione dei contesti archeologici. Il primo intervento è Antonella Pansini, che è dottore di ricerca in rilievo analisi tecnica, già dottore di ricerca in rilievo analisi tecnica dei monumenti antichi presso l'Università Sapienza. Vedo dalla sua biografia una grande esperienza nell'ambito del rilievo in particolare, sto vedendo adesso la ricostruzione dello stadio di Patrasso con la Scuola Archeologica Italiana di Atene, esperienza a Pompei e collaborazioni con la Sovrintendenza di Roma, quindi diciamo un buon curriculum, e quindi sono curioso di ascoltare l'intervento sulla ricostruzione tridimensionale come strumento di conoscenza dei monumenti antichi, da Italo Gismondi alla Digital Era. Prego, dottoressa. Si è sentito? O c'ho il microfono spento? Non me lo so. No, si è sentito. Okay. Si è sentito. Fino a questo ci siamo. Eccola, sì. Non so se è mutata. Dottoressa Panzini, ma ci sente? Si vede, ma non si sente. Eh sì. Microfono acceso. Non si sente. Dottoressa Panzini? Vediamo se in chat ha scritto qualcosa. No. E spesso questa situazione viene risolta con l'uso delle cuffie. Magari non funziona il microfono esterno del computer. Non saprei neanche dire perché non... Provo a scriverlo in chat, vediamo un attimo. Ah, ecco, infatti avete già scritto. Ok, ha scritto. Prova ad usare le cuffie. Eccoci. Ok. Vediamo. Classico bello della diretta. Esatto. Nonostante parliamo di tecnologie digitali, poi... arriva subito a smentire, uno prova a darsi un tono. Esatto, no? Parliamo di cose più disparate, la paura, no? Dai, ce la faremo. Eccola. Sound check, mi sa che non... Se dovesse dare problemi, proviamo magari a farla slittare e spostiamo il suo intervento dopo. Sì, magari sì, anticipiamo. Vediamo un attimo se dà segni, se ci dà un feedback a stretto giro, altrimenti facciamo così. E vediamo un attimo. Prova ad uscire e rientrare. Okay. La dottoressa che c'è dopo sia già connessa. Ok. In caso sono qui. Perfetto. Vediamo allora, dottoressa Ritondale, scusi, vediamo ora lei entra, esce, vediamo che succede, altrimenti le diamo la parola a lei e recuperiamo poi la Panzini successivamente. Come preferite, sono qui. Aspettiamo l'ultimo cenno dalla precedente. Sì, aveva detto che provava a rientrare adesso e vediamo. Solo pochi secondi, poi eventualmente... Però mi coglie impreparato sulla biografia, quindi me la devo leggere in tempo reale. Dottoressa Panzini, facciamo prova audio? Temo che c'è un problema tecnico, perché vedo un labiale.
Non entri nel panico, non si preoccupi, facciamo... Io andrei a... Facciamo una rotazione veloce. Sì, facciamo una rotazione veloce, adesso noi proviamo a contattarla intanto, così vediamo di risolvere. Non entri nel panico, ha 20 minuti per risolvere, non si preoccupi, 20, 25, adesso non mi ricordo. Allora, cambiamo subito il programma del bello della diretta con la dottoressa Manuela Ritondale, del dottoranda presso l'Università di Groningen, e ci presenta un argomento interessante, un modello predittivo per dedurre antichi comportamenti marittimi, così ho tradotto da Google perché la mia pronuncia inglese, non volevo fare una brutta figura più di quanto sto già facendo, per accertare il potenziale archeologico nelle acque territoriali del Mediterraneo. Allora, la dottoressa Ritondale, appunto, svolge questo dottorato di ricerca all'Università di Groningen, ma è un'esperta, leggendo dal suo curriculum, di modellazione 3D e di archeologia computazionale. Bene, bene. E quindi ci sta presentando adesso in questa sede la sua attuale ricerca. Prego, dottoressa. Sì, intanto sì, sto svolgendo il doppio dottorato sia all'Università di Groningen che all'IMT di Lucca. E proprio in nota a margine, sperando che non sia un problema, ho alcuni colleghi che sono interessati all'intervento, quindi lo farò in inglese per consentire anche a loro di seguirlo, se non è un problema. Assolutamente un piacere. E allora, carico subito le immagini. Ok. Presentazione, eccola qui. So, yes, as we were saying, in this short lecture, I will try to provide a general overview, of course, on my current PhD research. The main aim of the research is to develop this predictive model for shipwrecks location in Mediterranean territorial waters. Ascertain where the probability of finding shipwrecks is higher, actually where the probability of shipwrecks occurrence is higher, I address two main sub-questions, which also represent sub-models in my model. Where ships would transit, so the movement potential in the past, the routes, let's say, and where ships would more likely risk to sink, so the navigational hazards. The reasons why I have specified shipwrecks events and shipwrecks occurrence is that, as you can see, the model does not specifically address post-depositional dynamics. In other terms, it does not wonder whether after the wreck events, shipwrecks remain survive. The reason is that I believe it's important to address this post-depositional dynamics at very local scale. And also, the model still provides insights in this matter, because overall, we may say that the probability of finding shipwrecks remains is higher where the incidence of wreck events is higher. And this is also connected to the utility of the model. In the Mediterranean, particularly in maritime context, predictive models are still relatively underdeveloped. So this wants to be a starting point that is open to further improvements. And it has a twofold utility. On the one hand, to provide an indicative tool for spatial planning, for instance, and cultural heritage management. But also, on the other side, it wants to provide a tool for testing historical hypotheses. And given these twofold purposes, I have also developed the model at two different scales. On the one hand, I have taken into account a very specific, both geographical and chronological context, Roman imperial time, African provinces, more specifically from Cap Bon to Alexandria, in order to develop the model by looking at historical primary sources. And on the other hand, I have simplified the model by also debating whether and how it is possible to simplify the criteria. And I have developed it in the Mediterranean territorial waters in a simplified version. I will explain in a moment how.
Dottoressa, mi scusi, non ha condiviso lo schermo, eh. Se vuole per il PowerPoint e tutto, mi scusi, non volevo interromperla. Ah no, ero Era convinta di l'unico video averlo pure a già me, però non condiviso. sapevo che c'era. Addirittura, oh, allora aspetti perché potrebbe esserci un problema. Un attimo solo. Speriamo di no, un altro Un problema attimo. no. Il secondo di fila è veramente impegnativo, anche per una diretta. Allora, ditemi se farò un tentativo. No, si è verificato un errore. Questo è assurdo. Allora, l'ho provato. Un attimo solo. No, infatti ero già alla terza slide. Allora, ci riproviamo. Scusate, Matteo, credo che la precedente relatrice abbia lasciato la presentazione attiva. Credo Ah, che ecco è forse. possibile che si crea un problema per Ah, quello. ecco, questa me l'ero persa, ad esempio. Perché io l'avevo provata prima, infatti non c'erano problemi. Mi sembra Quindi la strano. dottoressa Pansini ha lasciato attiva la sua presentazione o quella dell'ultima della mattina? No, la Pansini mi sa. Però non è più collegata, Ah, quindi ok, non no, credo e allora dovrebbe sia andare. lei il Allora, in problema. In caso possiamo, caso come lo al solito, condividiamo noi, sì. possiamo condividerlo noi, sì. Sì, avevo solo degli aggiornamenti nell'ultima slide, quindi sarebbe. Allora, faccio un ultimo Sì. tentativo. No, vediamo di. Allora, una scheda, eccoci qui. Anche lei niente panico, non si preoccupi, tutto si risolve. Qua siamo ai limiti Non mi del dispiace sabotaggio perché. comunque. Oh, mamma mia. Aspetti, è stranissimo. Allora, la Sì, vedete? si sta caricando, perfetto. Ok. Vabbè, la prima slide era il titolo, ok. Oh, yeah. Questa era la prima slide discussa. This was the overall structure of the model. As I was saying, I addressed two main sub-questions: the movement potential and the navigational hazards. Here I was justifying the utility of the model. And here I was showing the two scales I was mentioning. So on the left you can see the local scale. I have developed the model by taking into account a specific geographical area and Roman imperial time in order to base my theory development on primary sources. And here on the right, you just see the overall global model at Mediterranean level in the territorial waters as defined by the UNCLOS convention. Yes, so this was the methodology, and I have approached the model building in a theory-driven manner, so following a deductive reasoning. What does it mean? That I have basically not use the shipwrecks data, the observed data for inferring the probability of shipwrecks, but rather I have used them at the end to test the model, and I have based the theory development on primary and secondary sources. The reasons why I did not use the shipwrecks data is that as the scholarship has contributed to highlight in the past decades, this sample is very much biased in the way, I cannot enter too much into details given the times, but given the uneven national initiatives, the fact that in certain countries we have more records than in others does not necessarily mean that the shipwrecks are missing there. Also, the fact that shipwrecks have been mostly found within a certain distance from the shore may reflect the fact that in the past, mostly divers and trawlers were basically finding them. Last but not least, also archaeological dynamics. So the moment in time, for instance, when the
amphoras were substituted by barrels, which by definitions are more perishable than the others, may have contributed to decrease the number of recorded sites. So given also this, I have limited the scope of my analysis to the territorial waters for having a more reliable sample, at least for the testing. The model is built in GIS following a multi-criteria cost surface analysis. Here the cost has slightly different meaning. So the overall cost of the model, of course, is the wreck event probability. So the higher the cost, the higher is the probability to have had shipwrecks events in the past. In the submodel transit probability, the cost represents the probability of transit, so the traffic, the routes. And the navigational hazards, it represents the sinking probability. All the factors that I will now introduce have been implemented in a similar way. So I have first created cost surfaces for each of my input factors. Then I have reclassified, so normalized them to a common scale ranging between 1 and 10 in order to enable their combination in the end. Then I have also assigned different weights based on different criteria, and I have tested different weights. What happened to the model if I assume certain criteria may be more important than others? And in the end, I have tested with the model with the shipwrecks data to see whether in the high probability areas produced by the model there is indeed a higher frequency of shipwrecks, and also with sensitivity analysis and uncertainty analysis, as I will explain in the last slide. So which are these factors? In the navigational hazard submodel, I have mostly considered the environmental parameters. The first three that you see here are currently employed in predictive models for predicting seaborne movements. So the wave height and the wind speed, the higher this value, the higher is the risk for sailing. With the wind, the risk is also very much connected to the lack of wind, but in the Mediterranean, at least on seasonal and annual averages, it was excluded. So I only took into account the higher values in terms of risk. Then the bathymetry, and new to this research is the inclusion of the storms incidents in the Mediterranean in two ways: how often they tend to occur, and also what is the water level maxima, so the water surge reached during the storms. And this is a particularly important factor connected to coastal engineering. So it's very much dependent on the geomorphology, and therefore it's important to include it to see how it impacts differently different regions in the Mediterranean. As for the movement potential, this was definitely more demanding in terms of theoretical development. My aim was to overcome some of the main limitations, shortcomings in current approaches, which deals with, well, these are mostly connected to the underdevelopment of cultural and cognitive factors. So there is a tendency to use as input parameters also for predicting routes, environmental and economic ones. And this is also related to the main theoretical underpinning behind current navigational models, which is the nautical uniformitarianism principle. In the maritime domain, the uniformitarianism principle basically states that the mariners in the past would try to avoid the same hazards that present-day mariners would also try to circumvent, and the strategies would be the same, which is actually quite, not necessarily so, because as primary sources can confirm, there is a huge difference between real hazards, which I consider in the submodels navigational hazards, and the perceived ones.
which is connected to superstitions, taboo, religious considerations, may not necessarily be really dangerous. So they do not really increase the risk of sinking, but they definitely have an effect in the decisions of the routes to follow, in the avoidance of certain areas or in preferences for others. So I have also tried to, the current binary approach is particularly connected to the implementation, to the inclusion of ports or other sites in terms of presence, absence, without considering whether certain ports or harbors may be more attractive, more convenient to approach than others. How I have translated all these in GIS terms? Well, first of all, I have approached the primary sources accounts. I have gone through the systematic screening of them in order to identify categories of pushing and pulling factors, let's say, so attractors and factors that mariners would try to approach or avoid. This is referring to where, there is the, in the digital libraries I could access, there is definitely an overrepresentation of classical Roman time, late Roman and medieval sources, whereas the latest ones are relatively fewer. So there is something I will have to further develop in future researches. But this was the starting point for me to complement the movement potential submodels with one layer, which I have called the shelter's attractiveness, which is my attempt to solve the binary approach, which I was mentioning before. So considered the distance to the shelters as one factor, weighting all the ports and the harbors equally. Considered at local and global scale, this shelter's attractiveness in two ways. At the local scale, I have looked at a very specific text, the Stadiasmus Maris Magni, which is a sort of periplus, a portolan, which provides information and navigation navigational indications to mariners in terms of, pay attention, because here at the entrance there are shallows or sandbanks, so the distance between the ports, but also the availability of waters or other attractors nearby, including temples and sanctuaries. So, of course, it's not necessarily connected to the reality, but it's the way the primary sources inform mariners. In this sense, I have interpreted it as a perceived layer, so not necessarily connected to what the reality indeed is. At global scale, I could not do this at all. I have simplified this factor map by only taking into account the proximity of the shelters to other attractors. And then there are a number of other simpler factors maps, like the proximity of shelters to rivers, water sources, and roads. And you see here to the right, the visibility, the land visibility, which is I have treated in a twofold way. By taking into account the fact that being inside of the land might be on the one end an advantage in terms of orientation, but also it may entail a risk, not only because the closer you are to the shore, the higher the risk of encountering environmental hazards, but also because of the risk to be attacked. So I have assumed that there might have been a preference for the edge of the viewshed. And I have assigned this higher preference where indeed the land is still visible, but without going too close, let's say. And of course, since all this implies and entails a huge level of subjective reasoning, and uncertainty, a great part of the model is devoted to the analysis of these uncertainties and active reasoning.
So what I have tried to do is to divide, following Evans' classifications, the different potential sources of uncertainty in terms of input data uncertainty, model choices. So what happens if my layers shelters attractiveness, instead of being approached by summing the indexes? Or what if I completely remove that factor and I only take into account an equal probability at sheltered? In this way, I have also created different scenarios by also changing, testing what happens if I approach the GIS tools differently by changing the default settings or by normalizing by using different transformation functions. And there is no time for approach them all, but I have put here one of the analysis that involves the iterations produced by removing one factor at a time at each iterations. And this is useful to see not which scenarios works better, but rather which factor, to which factor the model is more sensitive. And after this, I have, of course, tried to verify, to validate the model, which is the most challenging part, because the shipwrecks dataset is indeed biased. I have tried to reduce these biases by limiting the scope of my model, but still, in certain areas, there are too few sites, and this has an impact, particularly if I employ like the Kwame's gain or other statistical tests that are based on proposed areas and number of sites. So one of the solutions I have at the moment employed is to look only at limited areas, such as in the French waters, that presents a greater proportion of sites compared to the area. So they seem to be at least relatively more reliable. And then I have also looked at an completely independent data set, sanctuaries that are explicitly connected to hazardous promontories. They are said to be placed on hazardous promontories, and I'm trying to see if there is indeed a correlation. So this is basically it. I have only put a 13th slide to say thank you. And I will stop the presentation now. Grazie mille, dottoressa Ritondale. Perfetta nei tempi. Devo dire che ero indeciso di cosa devo dire, che magari deve chiudere. Invece perfetta. Complimenti anche per questo, anche per la sua presentazione. Se ci sono domande, invito l'uditorio virtuale a fare una domanda, se qualcuno... Una domanda e un apprezzamento. Lo faccio in italiano o in inglese? Ah, come preferisce. No, per le domande anche insomma, in italiano, come vuole. Nessun problema. Well, I can do it in English because you presented in English. I appreciate it much because it's the first time I see an effort to make predictive modeling on the sea, which is intriguing, challenging as well. I wonder myself whether you consider not only the force of the wind, but also the direction of the wind. Because sometimes it affects the possibility to land in a certain harbor or not. Yes, definitely that's true. I am not considering the direction of the winds because within the 12 nautical miles, I am not looking at specific directions of the sailing. So I know, for instance, that certain directions were definitely more feasible than others. So if we make a specific historical questions like which directions would ship take in order to go from Rome to Lebanon, then definitely the direction of the currents and winds is something that needs to be considered. But in my model, I am not looking at the definition of corridor routes, assuming this possible, because there is... But I am rather considering where there is a higher transit probability in general. Yeah, the entrance of the harbors, as you were saying, definitely yes. And I have mostly taken that into account by looking at the water level maxima
connected to the storm incidents and wave height and wind speed. And did you also consider the changing sea level? Yes, at local scale, yes, because there were information about that, particularly by Professor Lionello. Although this change is particularly evident in certain periods of time, but overall at global scale was really not, it was behind the scope, because the global scale, the Mediterranean scale, would be does not focus on a specific time period. So that was one of the error and uncertainty factor that I discuss in the sensitivity analysis. Okay, thank you very much. Professor Rimoncelli. Audio. Ha ragione. Ci sono un paio di domande in chat in realtà. Infatti, stiamo vedendo. Perfetto. Ah, sì. Perfetto. Allora. A couple of questions. Where did you find the data for the coverage of the storm? Ce n'è anche una prima, ce n'è anche una prima, dottoressa, del professor Bogdan. Ah, sì, does Amundi consider the nautical technological development and the different availability in time of port facilities? Allora, sì, anche in, also in this case, as for the nautical technologies, I have considered it at for the local scale in terms of sailing capabilities, but I could not take into the fact that the boats were mainly navigating with rigs. I have not taken into account the rowing, for instance. So there was a simplification of the technological, as for the technological part, I have not taken that into account again, because I'm not wondering which ships specifically were sailing, but more at the global scale, the fact that in Roman time, the rig was the most used, and therefore the wind speed and the wind and the wave height were particularly important. And as for the port facilities, yes, I have employed the nautical directions for the global scale. And at local scale, I have looked on the one end, as I was explaining, from primary sources account at the information they provide in this sense. And I have employed the GRAU, so data sets developed by Professor De Grau. I'm not sure about the pronunciation, but he is a coastal engineer, and this data set provide a very detailed information also on the more or less secure ports, and which ports, for instance, had extra facilities, which ones were only anchorage or roadsteads. So there are a number of information that I did take into account at local scale. I hope this answers your question. And if so, I will pass at the other one. For the storms data, I could access data sets provided by the Department of Oceanography at the University of Salento. I'm really grateful to Professor Lionello for this. And local climatic models. Well, yeah, the storms data are basically based on samples that have been taken on the coastline. So I do have... the input data is a spreadsheet with information. I think it's, I don't remember now how many kilometers are between the samples, but it's very much, the resolution is very high. And do you think that weighted network analysis could help? Well, I did apply network analysis. There is fourth publication. I have cooperated with the University of Barcelona for analyzing with the network analysis the shipwrecks cargo, so the combinations of amphoras, in order to see whether it's possible to infer provenances. And I have mostly debated the fact that it's important to use also in this matter testing and sensitivity analysis, because it's not necessarily true that what we infer from the combinations of these cargo
some results might be more important than others. So I have used the networks, but I have compared the results with Carlos simulations in order to see what is more reliable and more significant, let's say, than others. But I did not use it in my model because I am not, again, I'm not looking at specific provenances and directions. So it was not what I was basically addressing. Okay. Grazie mille. Thank you. Come per stamattina, se ci sono ulteriori domande, tramite la chat potete continuare a dialogare. Ecco. Allora, ritorniamo alla dottoressa Pansini. Dalla regia mi dicevano che avevamo trovato una soluzione, stanno provando la condivisione dello schermo, quindi a breve dovremmo avere notizie. Quindi che suggerisce la regia, che dobbiamo fare? Uno stacchetto pubblicitario, temo. No, ora in realtà essere, si riconnette. Matteo, un secondo di pazienza, sì. Ci siamo. Grazie. Attendiamo solo che si riconnetta la dottoressa Pansini, che era su una camera, diciamo, di prova. È un silenzio inquietante. Sì. Vabbè, dai. I inconvenienti che possono succedere con la didattica a distanza sono all'ordine del giorno, ecco. No, infatti mi sembrava che stesse filando tutto troppo liscio. Si genera poi quel senso di ansia del si dovrà bloccare qualcosa prima o poi, invece ce lo togliamo di mezzo. Magari, la sfortuna che le è capitato nel momento in cui doveva parlare, magari si bloccava in un altro momento, amen. Invece poverina. Vabbè, succede, che dobbiamo fare? Regia. Vediamo la regia, il Grande Fratello, se ci dà qualche notizia. Scusa, il Grande Fratello è attivo, dovrebbe entrare a breve, non so se preferite, diciamo, partire con i poster e farla presentare dopo. Va bene, allora facciamo con i poster, così vediamo, avete più tempo, diciamo, per risolvere. Esatto. Ok, perfetto, un quarto d'ora, 20 minuti per risolvere. Esattamente, grazie. Perfetto, e come al solito quindi mi prendete impreparato sui poster, perché io vado, chiaramente leggevo due minuti prima adesso. Allora iniziamo con la sessione poster e iniziamo con Anthony Peters, spero di aver letto giusto il cognome, dell'Università Cattolica di Loviano. Devo leggere pure il suo curriculum, ci presenta un poster dal titolo "Dal database alla sintassi spaziale, lo stile delle ville tardo antiche". Infatti vedo che dalla tesi di laurea magistrale si è occupato di ville tardo antiche col professor Marco Cavalieri e ha portato avanti anche queste ricerche verosimilmente anche dopo. E quindi prego il dottor Anthony Peters a presentare, a connettersi, sperando non ci siano problemi tecnici, e presentarci il suo contributo poster. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, sentiamo perfettamente. Ok, molto bene. Quindi, prima di cominciare, vorrei ringraziare il comitato organizzativo per questo convegno e progetto molto interessante e di avermi dato la possibilità di parlarvi oggi di una piccola parte delle mie ricerche in corso. Con questo poster e questa breve relazione volevo trattare un po' con voi della mia metodologia di analisi spaziale applicata allo studio delle ville tardo antiche, con lo scopo di evidenziare i vantaggi e i limiti. Quindi negli ultimi anni due strumenti, si posso dire, di analisi spaziale sono stati sviluppati nell'ambito prima dell'architettura, the Space Syntax e the Visual Wave Analysis. Questi sono sempre più applicati nell'ambito dell'archeologia. Inizialmente, quindi con una tesi di magistrale, ho cominciato a provare a applicare questi due strumenti allo studio delle ville tardo antiche, con l'obiettivo di analizzare l'articolazione di questi edifici e la loro circolazione interna.
dopo una selezione di 13 ville che sono state integrate a un database collegato a un GIS, la mia volontà è anche di compilare i dati planimetrici che provenienti dalla Space Syntax e Visual Graph Analysis affinché di analizzare più facilmente i diversi edifici. Cominciamo comunque con the Space Syntax, che è una teoria sviluppata negli anni 80 da due ricercatori inglesi, Bill Hillier e Julian Hanson, con un maggior interesse negli anni 90. Si basa su due principi fondamentali. Il primo luogo che esiste un rapporto bilaterale tra le persone e gli edifici, nel senso che ci sono norme culturali che influenzano l'architettura, e dall'altro che questa planimetria condiziona il modo di occupare gli spazi. Tra l'altro c'è una volontà con questa teoria di tradurre le piante in dati facilmente comparabili tra diversi edifici. Quindi di questa teoria è nato un metodo suddiviso in due tipi di analisi. Il primo è qualitativo e corrisponde alla riduzione della pianta in un grafico, come vedete qui a destra. Una riduzione della pianta dove ogni casella corrisponde a un vano e ogni linea a una relazione tra gli spazi. Quindi per esempio qui nella villa di Desenzano ho ridotto la parte residenziale della villa e possiamo vedere la distribuzione della planimetria e tra l'altro l'articolazione dei vani attorno al peristilio numero 2. Ci illustra anche il grande isolamento degli appartamenti invernali nella zona più orientale del quartiere, i vani 6, 7 e 8. Un altro tipo di analisi, il secondo, è quantitativo, però non mi soffermo oggi per mancanza di tempo. Comunque ci permette di analizzare alcune variabili, tra le quali il grado di integrazione di uno spazio nella planimetria generale di un edificio. Mentre lo space syntax si concentra soprattutto sull'articolazione e la circolazione interna di un edificio, the visual graph analysis aggiunta a queste analisi la nozione di visibilità. Questa teoria si è sviluppata in 2001 da Alan Turner e si trova all'intersezione di due analisi, prima di l'analisi degli isobis e in secondo lo space syntax. Ci permette di categorizzare tutte le posizioni all'interno di un edificio secondo le relazioni visuali con altre posizioni, in modo da caratterizzare l'interazione tra le persone e gli spazi. Quindi in pratica tutte queste analisi sono oggi possibili grazie a un software che si chiama DeltaMap, sviluppato dall'University College of London. Ci permette di creare una griglia visuale dove ogni centro di un quadretto corrisponde a un punto di vista. Le relazioni tra questi punti, calcolate grazie a vari algoritmi, forniscono alcune variabili, tra le quali il grado di integrazione o ancora i valori di controllo o di controllabilità di un vano. Nell'esempio qui della villa del Casale a Piazza Armerina, potete vedere il valore di integrazione visuale con una scala di valori che va dal più basso in blu, per esempio nelle terme, al più alto in rosso. Quindi vedete che tutta la parte più pubblica, se possiamo dire, della villa, o il percorso anche glorificante, che va dall'ingresso fino alla sala assidata, hanno valori di integrazione i più alti. Nello stesso complesso abbiamo anche due vani, 22 e 28, che probabilmente avevano una grande impertenza e che appaiono come perfettamente integrati, come sembrerebbe anche confermare la loro ricca decorazione musica. Con questa brevissima relazione e questo brevissimo poster, vi ho presentato solo due esempi di applicazione. Avrei voluto andare un po' più in profondità, cosa impossibile nel tempo assegnato, però possiamo già evidenziare alcuni vantaggi e limiti di queste analisi. Primo, sono utili per confrontare più facilmente edifici di forma diversa e suscitare un po' la riflessione grazie a nuovi dati oggettivi. Tuttavia, questo tipo di analisi è ancora in corso di sviluppo e necessitano delle implementazioni per corrispondere maggiormente alle esigenze della ricerca archeologica. Ad esempio, una delle limitazioni è la necessità di disporre di una visione abbastanza completa della planimetria, oppure il fatto che l'analisi visuale non tiene conto di eventuali mobili o barriere visibili. Vi ringrazio per la vostra attenzione e rimango alla vostra disposizione per eventuali domande. Grazie a lei, Anthony Peters.
Le domande magari le facciamo tutte alla fine della sessione, tanto ne mancano altre due. Come abbiamo, professore, come abbiamo fatto la mattina, per il poster viene messo in chat il link per una camera, per una stanza, diciamo, di Meet parallela, in cui appunto ci si può trasferire e fare le domande al dottor Peters in modo, come dire, tranquillo. Il dottor Peters, se riceve domande, avrà una camera dedicata. Grazie mille. Grazie a lei per l'intervento, molto interessante. Allora, passiamo al secondo poster del dottor Lorenzo Fornaciari, già dottore di ricerca in metodologia della ricerca archeologica e storico-artistica presso l'Università degli Studi di Salerno, che ci presenta un poster su Roma, pendici nord-orientali del Palatino, la gestione del dato archeologico dallo scavo all'edizione. Prego, dottor Fornaciari. Buongiorno. Buongiorno a tutti, mi vedete, mi sentite? Tutto a posto. Perfetto, allora avvio la presentazione. Allora. La vedete? Sì. Ok, benissimo. Allora, con il presente contributo si vuole fornire una prima presentazione riguardo la metodologia e gli strumenti utilizzati nelle fasi di revisione e analisi della documentazione di scavo prodotta appunto presso le pendici nord-orientali del Palatino. Revisione e analisi che ha come obiettivo finale l'edizione delle stratigrafie individuate. L'area d'oggetto è appunto compresa tra la Valle del Colosseo, le pendici nord-orientali del Palatino e la Veglia, è stato oggetto di indagini archeologiche a partire dal 1986, condotte dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità e della Sapienza, sotto la direzione della professoressa Clementina Panella, e a partire dal 2001 le indagini, che inizialmente si erano concentrate intorno al sito della Meta Sudans, si spostano lungo le pendici nord-orientali allo scopo di ricomporre quelle relazioni insediative e strutturali che le attività post-antiche e moderne avevano interrotto. Lo scavo è terminato nel 2017 e l'equipe di ricerca è oggi impegnata appunto nell'attività di analisi e sistematizzazione delle informazioni allo scopo di elaborare ipotesi ricostruttive multitemporali su questo settore della città antica. L'analisi, un'analisi multiscalare che parte dalle singole unità stratigrafiche e dalla loro documentazione, ha permesso di delineare le forme del paesaggio antico e si sviluppa interamente all'interno di un GIS intrasite. Ad oggi il database e il dataset in GIS, strutturato inizialmente nel 2001 dal professore Emanuele Bienza, si compone di una planimetria generale di tutte le strutture periodizzata, ampliata a sua volta con le vicende insediative caratteristiche per quanto riguarda la Veglia, il Palatino e la Valle del Colosseo. Vicende che sono state ripercorse attraverso la cartografia storica, la bibliografia e il corretto posizionamento delle evidenze note. Lo studio inoltre ha affrontato anche questioni legate alla ricostruzione geomorfologica del paesaggio e a tal fine sono state inserite all'interno dello stesso sistema informativo territoriale tutte le indagini relative a carotaggi, georadar e gli affioramenti del substrato geologico noti dall'Elto. L'edizione in particolare dei contesti medio repubblicani su cui il gruppo di ricerca si sta concentrando ci ha fornito l'occasione per una revisione generale di tutta la documentazione riguardanti i secoli che vanno dal IV e il III secolo a.C. Analisi e revisione che si è conclusa con la realizzazione di sezioni periodizzate e piante di fase e ricostruttive. In particolare, come dicevo prima, per la realizzazione delle piante di fase è stata messa a punto una metodologia di gestione e analisi della documentazione che si svolge interamente all'interno di un software, di un GIS, ed è stata concepita per essere applicata non solo alle stratigrafie, diciamo, medio repubblicane, ma per essere poi ripetuta sull'intera sequenza stratigrafica del sito.
Voglio fare una precisazione riguardo al fatto che questo tipo di metodologia è una, sfrutta procedure semiautomatiche per le quali appunto rimane fondamentale il contributo dello studioso. In altre parole, il flusso non modifica una metodologia tradizionale legata alla produzione di piante di fase, ma ne costituisce piuttosto la trasposizione in ambiente GIS. Quindi con il vantaggio di archiviare digitalmente e mettere al sistema tutte le informazioni processate e allo stesso momento di contestualizzarle all'interno di un contesto più ampio e infine di seguire lo sviluppo agilmente attraverso il tempo. Attraverso i software GIS è inoltre possibile sfruttare le capacità di editing e di stampa delle ricostruzioni e delle analisi proposte e per quanto appunto siano noti applicativi in grado di produrre in maniera automatica questo tipo di elaborati, e mi riferisco alle piante di fase, il nostro contesto difficilmente permetteva il ricorso a questo tipo di applicativi, in quanto una ricerca che si è svolta nell'arco di più di 30 anni e che ha visto nel corso di questo tempo il continuo rinnovamento tecnologico e metodologico, la cosa più banale è il passaggio ormai quasi completo di una documentazione di tipo analogico, cartacea, ad una documentazione di tipo completamente digitale. L'ultimo step è appunto poi la documentazione relativa a modelli tridimensionali. Ora, tutto questo pacchetto di documentazioni costituisce la nostra base dati e proprio perché essendo di natura fortemente eterogenea necessitava di un sistema di archiviazione e di analisi che fosse flessibile e soprattutto ad hoc nel nostro caso. Inoltre, un altro degli aspetti che ha creato non poche difficoltà nell'utilizzo di questi applicativi, mi riferisco al GIS, per la produzione di piante di fasi rispetto a quelli che erano gli standard per l'edizione, riguarda l'utilizzo in maniera sistematica di quelle simbologie che ormai consolidate nella pratica archeologica, tuttavia con molte difficoltà si adattano a sistemi come il GIS. Mi riferisco per esempio alla caratterizzazione dei limiti di strato, mi riferisco per esempio alle caratterizzazioni stesse di alcuni degli elementi e nella difficoltà di appunto trasferire questo tipo di logica legata alle simbologie all'interno di sistemi che non nascono per l'archeologia, che vengono adattati alla pratica archeologica e che in un contesto di rinnovato, un contesto metodologico e tecnologico rinnovato, ci impongono anche una riflessione riguardo appunto a quelle simbologie ormai consolidate. Io ho chiuso e perfetto. Se ci sono domande, resto a disposizione. La ringrazio, dottor Fornaciari. Grazie per la sua relazione, purtroppo breve, ma non diciamo, prima o poi avremo modo magari di farle più lunghe. Ci sarebbero tanti aspetti da approfondire legati al sistema di acquisizione, gestione. Chiave da raccontare in 5 minuti, poi chiaro che esatto. Ogni punto meriterebbe una illustrazione molto più ampia, chiaramente. Esattamente. Molto, ha avuto un'ottima capacità di sintesi, devo dire. Allora, passiamo al terzo poster, Caterina Grassi, che è ancora laureanda in storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari dell'Università di Firenze e ci presenta un poster sull'Augusteum di Roselle, un'ipotesi ricostruttiva. C'è scritto laureanda. Adesso la sapienza. Ok, no. Invece ci presenta che credo sia un lavoro di tesi svolta col professor Grani, quindi tanto il cappello. E quindi prego, le lascio la parola. Grazie mille. E intanto mi sentite? Sì.
Perfetto. Sound check, perfetto, condivida il suo poster. Sì, ci sta provando. Aspetta, come finestra. No, come viene a... Condivida lo schermo quando le chiede l'autorizzazione. Lo schermo, perfetto. Schermo intero e poi apre il PowerPoint. Sì, ok, grazie, scusate, questi inconvenienti tecnici. Per così poco. Adesso vedete? Sì, perfetto, si sta caricando. Perfetto. E quindi perfetto. Iniziare tranquillo. Grazie. Finché non ci bacchettano dalla allora, regia, io sono tranquillo. Assolutamente. Questo è appunto il mio progetto di tesi triennale riguardante un'ipotesi ricostruttiva tramite modellazione 3D al computer dell'Augusteum di Roselle. Roselle, appunto, sito situato a nord-est di Grosseto, città di fondazione prima etrusca, poi colonia romana. Come area di interesse della mia ricerca mi sono basata sull'area del foro. In arancione, qua nella foto di destra, potete vedere le aree interessate, ovvero l'Augusteum, un portico che cinge la piazza sui lati ovest e sud e alcuni vani posti a sud dello stesso. L'Augusteum è stato definito tale durante gli scavi grazie al rinvenimento di un nutrito ciclo statuario della famiglia Giulio Claudia, che è attualmente visibile al Museo Archeologico di Grosseto. Ed è attualmente nella foto di sinistra, questo è lo stato di conservazione, le murature sono conservate all'incirca per un'altezza di 1,60 m. Si presenta come un vano rettangolare con orientamento est-ovest, con un'abside al fondo e accesso tramite il muro ovest direttamente dal portico. Presenta 5 nicchie a scarsella su ogni lato e l'opera murale è principalmente l'opera reticolata in calcare locale. Sono state analizzate nel mio lavoro le fasi di costruzione e per ogni fase è stata ricreata, soprattutto per quanto riguarda l'interno dell'edificio, una modellazione 3D. La prima fase, di età augustea, è datata grazie all'orientamento che concorda con tutta la ristrutturazione monumentale del foro stesso e dal rinvenimento di una moneta. È appunto presente al primo impianto con l'abside al fondo, dove molto probabilmente era posta la statua di Augusto divinizzato, con dimensioni maggiori del naturale, e le cinque nicchie scarsella per ogni lato, dove erano collocate altre statue della famiglia imperiale. In una seconda fase, di età Claudia, invece, viene tamponata l'abside e creati due pilastrini in muratura per collocare probabilmente la vecchia statua di Augusto divinizzato e la statua della consorte Livia divinizzata e appunto in età Claudia. Probabilmente a questo si crea anche l'aggiunta di ulteriori statue della famiglia. Una terza fase invece si ha nel secondo secolo d.C. in età avanzata e si suppone derivi da una fase di crollo della porzione ovest che attualmente si può vedere ancora oggi che è in uno stato di conservazione non proprio ottimale, in quanto una parete risulta in opera vittata e c'è il rifacimento dei rivestimenti interni che in età augusta erano in marmo. Nella sezione ovest invece sono in intonaco dipinto a imitazione marmorea. E il mio lavoro di ricostruzione, ve lo mostro subito, è questo. Ci si è basati su delle piante già pubblicate e la ricostruzione è stata impostata su dei confronti, soprattutto per quanto riguarda l'Augusteum con la Curia Iulia nel Foro Romano, appunto, e basandoci sull'architettura di Vesuvio, sia per l'impostazione del portico, sia per il modello della curia oblonga, che sarebbe la curia con vano rettangolare. Il portico si suppone sia in ordine tuscanico, questo dal rinvenimento di un capitello in situ, con doppia navata lungo il braccio ovest e a singola navata lungo il braccio sud. Dal portico si accedeva direttamente all'Augusteum, appunto la porta centrale che vedete qui. Queste scale danno accesso a un corridoio che corre lungo i lati sud e est dell'Augusteum, che si pensa appunto essere a cielo aperto. Questo è l'interno dell'Augusteum, nella fase augustea appunto, con l'abside al fondo dove doveva essere collocata la statua di Augusto e le cinque nicchie per lato, che sono state ricostruite con dei frontoncini alternati triangolari e semicircolari sulle loro sommità.
La presenza delle nicchie appunto è indicata dai resti delle murature, quindi non sono state ipotizzate. Per quanto riguarda le finestre, sono state ovviamente ricollocate per ipotesi, impostando il confronto tramite la Curia Iulia, appunto. E questo è il mio lavoro, ora il video continuerà a scorrere per vedere l'esterno e ringrazio tutti e soprattutto l'organizzazione per avermi fatto esporre il mio progetto, grazie. Grazie a lei. Il video lo facciamo scorrere, che sì, fanno sempre bene vedere i video. Sì, sì, è un po' lungo, però insomma, pensavo fosse interessante vederlo. Certo, certo, anche perché poi l'architettura si percepisce nella sua volumetria, quindi... Esatto, esatto. Va bene, va benissimo così, perfetto. Io sono grazie, preoccupato, grazie mille dottoressa. Dottoressa, giusto? Quindi, sì, vedo Antonella Pansini, accendo il microfono, ok. Prima di fare il tentativo Pansini, ricordo che c'è per la dottoressa Grassi, c'è il link in chat, quindi per chi vuole fare domande, approfondimenti e tutto quanto, la trova in chat. E che bello vedere la Pansini che si è connessa, ecco. Speriamo di sentirla pure. Mi sentite adesso? Sì, perfetto, grazie, perfetto. Per una volta ho avuto io la meglio sulla tecnologia. ho rimosso il titolo del suo intervento, quindi la ripresento, diciamo. Allora, Antonella Pansini, ricercatrice dipendente, ci presenta un intervento sulla ricostruzione tridimensionale come strumento di conoscenza dei monumenti antichi, da Italo Gismondi a Digital Era. Quindi le lascio la parola prima che succeda qualche altra disgrazia. Buon ascolto a tutti. Riuscite a vedere? Sì. Ok, perfetto. Dunque, in realtà, come è intuibile dal titolo, l'oggetto del mio contributo è quello di fare una breve presentazione, una breve disquisizione di metodo, mostrandovi dei work in progress. Tale disquisizione si concentra su tre concetti chiave, che sono la ricostruzione tridimensionale, l'utilizzo di essa come strumento di studio e la conoscenza dei monumenti antichi. Mi permetterete di fare una breve introduzione sull'utilizzo del rilievo per la conoscenza dei monumenti antichi. Come tutti noi addetti ai lavori sappiamo, il rilievo si articola in una fase metrica in cui decidiamo se acquisire dei dati scegliendoli a priori attraverso rilievo indiretto oppure acquisire sul campo dei contenitori di dati tridimensionali effettuando poi una scelta di dare i dati a posteriori attraverso i nostri software. Dalla fase metrica passiamo a una fase di rappresentazione in cui il termine rappresentare significa trasferire la realtà sul formato cartaceo digitale tramite l'utilizzo di un metodo. Quello che contraddistingue il nostro lavoro è la fase che è nel mezzo, ovvero il fatto di osservare, analizzare e comprendere la realtà mentre eseguiamo le nostre operazioni di rilievo e documentazione. Nella fase di rappresentazione noi ne passiamo da una realtà 3D, che può essere la realtà materiale ma anche la nuvola di punti, a un rilievo bidimensionale, costituito da piante, prospetti e sezioni che costituiscono e costituiranno sempre la base per lo studio del nostro monumento e la sua documentazione e la sua ricostruzione. Perché ricostruiamo? Ricostruiamo per varie finalità. Il termine stesso ricostruire può essere inteso come costruire di nuovo, riedificare, rifabbricare, rifare. Cioè noi per comprendere meglio il monumento abbiamo necessità di passare di nuovo dal 2D al 3D. In altre parole, ci mettiamo nei panni degli architetti antichi
cercando di ripercorrere il loro iter progettuale e costruttivo e cercando di capire anche quali sono vincoli spaziali, statici, progettuali, topografici che hanno portato all'adozione di determinate scelte costruttive rispetto alle altre. Quindi, per capire un monumento, noi utilizziamo la ricostruzione 3D al fine di... sta facendo scorrere le slide o è sempre ferma? Okay. No, le vedete? Sì, ecco, sì, perché era ferma la prima slide fino ad adesso. Adesso vedete la seconda? Sì. Ok, perfetto, scusate. Perché sto utilizzando un computer vecchio e quindi... È ritornata la prima slide. Sì. Adesso vedete la seconda? Sì. Ok, la terza, meglio. Deve andare alla terza, sta tornando sempre indietro, deve forse schiacciare la freccia nell'altro senso. No, non sto... Ok, è la terza adesso. Ok. No, è tornata la... Poi ora vedete la terza, giusto? Giusto. Ok, perfetto. Sto lottando con un computer dell'anteguerra, quindi state clementi. E dunque, dicevo che ricostruire, quindi comprendere il funzionamento dell'edificio, valutarne la fattibilità statica e architettonica delle nostre ipotesi ricostruttive. Il titolo del mio intervento fa riferimento anche a una mostra che c'è stata nel 2007 dal titolo Ricostruire l'antico prima del virtuale, Italo Gismondi, architetto per l'archeologia. I plastici di Gismondi sono ora in parte esposti, o meglio, i plastici realizzati in occasione della mostra Augustè per la Romanità, realizzati sotto la supervisione di Gismondi, sono ora in parte esposti presso la mostra ai Mercati di Traiano. La figura di Gismondi è una figura chiave è importantissima per lo studio e la ricostruzione dei monumenti antichi. Ricordiamo che la sua figura fu attivissima ad Ostia, a Roma, ma anche all'estero, come a Cirene, a Rodi, a Tripoli, ma anche in numerosi contesti italiani. E mi piace sempre citare una frase che si trova sulla copertina del catalogo della mostra di cui vi ho parlato prima, e il discorrere con l'antico fu la caratteristica saliente di Italo Gismondi. Si potrebbe dire che è stato il solo a dare del tu agli edifici antichi. Questa frase riassume un po' l'atteggiamento di Gismondi nei confronti dei monumenti antichi. Come egli stesso scrive in una serie di carteggi conservati presso gli archivi di Palazzo Altemps, il suo approccio si basava sull'inquadramento dei problemi posti dai ruderi, la pianificazione e la realizzazione del rilievo con esattezza e scrupolo, la comprensione delle caratteristiche planimetriche strutturali, e la riprogettazione e la ricostruzione dell'edificio ancorata ai resti materiali, alle leggi della statica, della dinamica e al loro inquadramento nella cultura tecnologica del tempo. Ci tenevo a mostrarvi ad esempio un disegno in cui viene proposta una sezione per la ricostruzione di un modellino del Colosseo. Fatta appunto questa breve introduzione, vorrei passare a presentarvi alcuni dei monumenti di cui mi sono occupata in questi anni. Siamo alle pendici del Campidoglio, tutti conoscete l'Insula dell'Araceli, un monumento complesso, completamente in laterizio, che si sviluppa per cinque piani con un sistema planimetrico differente. L'Insula dell'Araceli è stato oggetto della mia tesi di specializzazione tra gli anni 2012 e 2014, svolta in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. In particolar modo il rilievo dell'insula è poi sfociato in una collaborazione molto più ampia volta al rilievo, all'analisi e alla ricostruzione di tutte le strutture sotterranee conservate presso via del Teatro di Marcello.
E i dati di questo studio ormai dura da molti anni, sono stati presentati in una giornata di studio nel 2018 e ora sono in fase di pubblicazione. Al momento la pubblicazione più completa e attendibile dell'insula dell'Araceli è quella di Packer del 1972, supportata dai preziosissimi grafici di Italo Gismondi, preziosissimi non solo appunto per la cura, ma anche perché ripropongono delle strutture ora interrate e non più visibili. Il nuovo rilievo dell'edificio si è protratto per molto tempo, è avvenuto con due colleghi di specializzazione e è avvenuto anche in degli anni particolari, ovvero anni in cui le nuove tecnologie si stavano affacciando al mondo universitario, per cui noi abbiamo avuto la fortuna di poter mettere a confronto in una struttura così complessa potenzialità e limiti di varie tecnologie quali rilievo stazione totale, laser scanner e fotogrammetria. Questo ha portato a una conoscenza a 360 gradi del monumento, delle sue tecniche edilizie, delle sue tecniche costruttive, portando all'individuazione ovviamente di una serie di dati inediti, spero che riescano ad essere pubblicati a breve. Il risultato è stata appunto anche l'elaborazione di nuove piante, prospetti e sezioni. In particolar modo quello che vi mostro è una ricostruzione tridimensionale che ho fatto io stessa, in realtà è qualcosa che è rimasto nel mio computer perché è utile a me stessa per riavere sotto gli occhi la percezione plano-volumetrica del monumento, ragionare su alcune problematiche legate alle coperture e soprattutto tentare di ricostruire il sistema distributivo laterale dell'insula, articolato in un vano scala più ampio e una serie invece di sistemi secondari. Questo è stato possibile soltanto pensando in 3D, in modo tale da accreditare o scartare una serie di ipotesi. Il 3D, come potete vedere, è anche servito con colori diversi per indagare il sistema di consolidamento della facciata avvenuto in più riprese. Vi presento adesso molto velocemente il lavoro che sto portando avanti a partire dal 2019 nell'ambito di un progetto postdoc presso la Scuola Archeologica di Atene. Siamo a Patrasso in Acaia, presso l'antica colonia Augustea, e qui si conservano i resti di uno stadio romano quasi del tutto inedito, assorbiti dal contesto della città moderna. I resti furono messi in luce nell'ambito di una serie di espropri e attualmente si conservano in aree archeologiche differenti, non comunicanti fra loro. Per cui i resti sono apprezzabili soltanto fra un palazzo e l'altro. Ecco. È stata portata avanti una nuova campagna di rilievo, laser scanner e fotogrammetrico, in modo tale da avere una documentazione a 360 gradi di tutti i resti dello stadio. Per la prima volta attraverso una nuvola di punti, dunque, era possibile apprezzare le varie strutture nella reciproca posizione plano-volumetrica. Come dicevo prima, dal 3D è stato necessario passare nuovamente al 2D. In questo caso vediamo il posizionamento delle orte immagini su base catastale e la realizzazione di una nuova planimetria che è stata utilizzata come base per la ricostruzione delle linee architettoniche e planimetriche dell'edificio. Una delle problematiche legate allo studio di questo complesso è il fatto che non solo i resti non comunicano tra loro, a causa dell'esistenza appunto dei palazzi moderni, ma si trovano anche a quote differenti. Per questo motivo è stato assolutamente necessario, e vi mostro in questo caso il mio file di lavoro CAD, quindi assolutamente niente di finito, ma a un certo punto è stato necessario pensare in 3D, cioè estrudendo i volumi dalla pianta,
Lavorando sulle quote ho diviso con colori diversi ciò che ho considerato fondazioni, gli alzati, soprattutto anche la ricostruzione delle coperture è stato fondamentale. Purtroppo non c'è modo di approfondire questa struttura, cosa che in realtà mi piacerebbe moltissimo presentarvi. Vi dico soltanto che la parte meridionale dell'edificio si addossa a un colle, così che il sistema sostruttivo funge sia da sostegno delle gradinate della cavea che da contenimento e consolidamento del colle. Per questo motivo è stato necessario studiare in tre dimensioni e ricostruire questo complesso sistema di coperture, finalizzato anche a valutare in modo corretto la pendenza delle gradinate della cavea. Dunque, concludendo, quale deve essere la nostra sfida nella digitalizzazione? Cercare di continuare a dare del tu ai monumenti antichi, nonostante siamo diventati smart, nonostante abbiamo sempre meno tempo a disposizione da poter passare a contatto con le strutture archeologiche. Penso non mi ricapiterà mai più di poter passare mesi e mesi all'interno dell'insula per studiarla. Nonostante le nuove tecnologie consentono, anche per fortuna, di velocizzare al massimo le operazioni di acquisizione del campo. Come? Lascio questa domanda aperta, vi do soltanto la mia risposta, non dimenticandoci che ciò che cambia è soltanto il come e non il cosa fare per analizzare e conoscere i monumenti antichi. Ad esempio, ripercorrendo materialmente, con plastica in scala o virtualmente in CAD, l'iter costruttivo del monumento, al fine di capire ciò che funziona e non funziona ed escludere soluzioni fantasiose non architettonicamente plausibili. Vi lascio con un fotomontaggio fatto da un mio collega durante il nostro rilievo scanner presso Via del Teatro di Marcello, in cui abbiamo voluto portare Gismondi nella nostra era digitale. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie a te. No, l'intervento è fatto bene. È interessante poi il concetto del plastico. A me i plastici piacciono tantissimo, anche se mi occupo di virtuale, ma perché il plastico in architettura, fin dalle origini, fin dalle prime informazioni che abbiamo dell'uso dei plastici di progetto, cioè dalle cronache 10.3 delle Sacre Scritture, quindi siamo... Davide, figlio di Salomone, fa vedere i modelli del Tempio, dei mercati che sarebbero andati costruiti a Gerusalemme, perché il plastico rappresenta quello che sono una verifica delle soluzioni costruttive adottate nel progetto, quindi impianti, prospetti e sezioni, che è il modo con cui noi archeologi, e non solo, abbiamo studiato l'architettura antica. Invece lei ha detto bene, l'architettura si... chiaramente, perché sono volumi, sono spazi racchiusi tra volumi, sono percorsi, attese, riprese, luci, ombre, colore, e queste restituzioni hanno il fine di far comprendere l'architettura, che quando uno la modella, partendo dal dato materiale che ha documentato, da rilievi, da fotografie, da tecniche di rilievi digitali vari, poi va a ricostruire questi volumi, veramente lo vai a comprendere sotto tutti i suoi aspetti. Cioè la prima cosa che io mi pongo quando eseguo una ricostruzione, chiaramente di un edificio prevalentemente mutile, per cui abbiamo da un'altezza in giù, è la prima domanda: come sono le coperture? Perché, lo dice anche Leon Battista Alberti, quando si progetta un'architettura si pensa prima alle coperture, perché poi tutto quello determinerà la forma del progetto, dalle fondazioni allo spessore dei muri, ai sistemi di copertura spingenti e non spingenti e tutto il resto. Quindi fare i modelli è veramente un modo straordinario, secondo me, per comprendere l'architettura. Non parlo poi di modelli iperrealistici da comunicare e vanno poi per altri percorsi, però il metodo, lo stadio che lei ha fatto vedere, anche solo una porzione, poi chiaramente una struttura, diciamo, modulare, no? Capito un setto dovrebbe poi... è interessantissima la questione di ricostruire le sezioni, le coperture, le quote, è un bel lavoro, spero che lo possa portare avanti. Grazie. Grazie a lei. Se ci sono domande, prego. Ci sono domande? Io in realtà mi collego alla sua osservazione, professore. Cioè, a un certo punto, quando uno ha delle tracce rilevate da un punto di vista archeologico,
una ricostruzione digitale, a volte, per quanto azzardata, può essere anche uno strumento per porsi certe domande. L'intervento della dottoressa Grassi prima, ad esempio, che si è soffermata sulle finestre, che spesso, come dire, sono la grande incognita degli edifici antichi, anche se può sembrare appunto azzardata, a volte può essere veramente uno strumento euristico nel momento in cui c'è prima come strumento di conoscenza, cioè prima deve essere uno strumento dell'archeologo, esattamente, che poi puoi sbagliare a mettere le finestre prima in un punto o dimensionarle, ma quello è una parte del lavoro, diciamo, è modellare è proprio come con l'argilla, no? Ti metti lì, assolutamente, di volume, e poi dopo cerchi di trovare con degli indizi, alcuni derivanti dal dato reale, dalle fonti dirette, cioè desumibili dal corpo vivo del monumento, altre da fonti indirette che possono essere foto d'epoca, incisioni, stampe e quant'altro, descrizioni, fonti letterarie, ce ne sono tante di fonti indirette. Piano piano tu prendi degli elementi e alla fine fai una proposta di ipotesi ricostruttiva, che chiaramente varia da monumento a monumento, dallo stato di conservazione, di conoscenza, di studio. Può anche non essere solo una, oltretutto. No, certo, anzi, mi preoccuperebbe se fosse solo una, perché a volte le ricostruzioni, che ne ho viste tante, anche sbagliate, si storicizzano. Cioè, uno poi prende forma, quella ricostruzione, quella diventa di comune mentalità, cioè è quella giusta, non è detto. Devono essere, perché chiaramente parliamo di ipotesi, le sfumature in architettura dipende, cioè, se per esempio facciamo una capanna protostorica, abbiamo solo le buche da palo, per 50 ipotesi diverse. Magari i monumenti come Colosseo, faccio per dire, hai dei margini chiaramente più limitati perché c'è uno stato di conservazione diverso, di studi diversi, di conoscenza diversa. Caso per caso, sì, e poi soprattutto come raccontiamo la ricostruzione, cioè a volte è complicato far capire da che dato siamo partito, al di là del dato del rilievo digitale, nuvole di punti, cose che ormai abbiamo visto che di dominio pubblico tutte le equip ormai usano Photoscan, anzi oggi Metashape, per dire, no? Ma è come lo raccontiamo, da che dati siamo partiti e perché proponiamo questo? Spesso e volentieri siamo costretti a farlo solo attraverso un'immagine, cioè facciamo vedere, era così, punto. No, dovremmo fare invece un flusso di immagini, che poi ogni immagine in realtà è il risultato di ragionamenti, di se io ho messo l'altro giorno degli alberelli, stavo ricostruendo un edificio nella Valle dei Templi di Agrigento e abbiamo messo gli alberelli che sappiamo che sono quelli dalle analisi paleobotaniche, però da un'immagine, non è poi dire, ho messo quella pianta lì. A volte è difficile spiegare l'azione scientifica che c'è dietro, rischiando che diventa soltanto un gesto di grafica. Assolutamente. Per chi non capisce. E questo è il limite che noi dobbiamo cercare di superare. Di questo settore, di diciamo, far capire che un'immagine, che è un'immagine, è il risultato di operai che hanno scavato, di cuoche che ci cucinavano a Hierapolis, di archeologi che hanno studiato i metalli, la ceramica, le monete, tutto, i manti di copertura, i rilievi, cioè è un lavoro interdisciplinare in cui poi, no, io che faccio questo mestiere, sono fortunato perché prendo un po' di qua, un po' di là, di gente che è stata sotto il sole a 50 gradi, e metti insieme i tasselli, però la cosa bella è, a chi è capitato di farlo, è quando poi c'è l'elemento di discussione. Io propongo un primo modello e l'altro giorno con la Frangipane, con la Francesca Balossi, abbiamo discusso sulla sala del trono di Aslantepe per un paio d'ore, per i dettagli, siamo impazziti sulla sezione, fammi a prendere la sezione fatta, e quella è la parte archeologica. Poi noi la raccontiamo alla fine con un'immagine che può sembrare quasi una scatola di fiammiferi quel monumento, perché poi tutto intonacato, cubico, dici, banale tecnicamente da fare come sì, modello dal sì, punto di vista tecnico, complesso dal punto di vista di arrivare a quella forma e quel colore. Assolutamente, e credo che si ricolleghi molto anche alla discussione che stiamo facendo con la dottoressa De Padova su Cencelle. C'è tutto l'effort che c'è dietro al lavoro archeologico da campo, di andare a registrare, a documentare in tre dimensioni, ma lo stesso che ci ha fatto vedere la dottoressa Panzini poco fa, ha bisogno di uno sbocco visuale.
da inserire, secondo me, nella ricostruzione proprio per aggiungere quel grado di scientificità che, come dire, la ricostruzione di bell'aspetto non deve nascondere assolutamente. Quello lo chiamava proprio Paolo Liberani, la definiva sindrome da Star Wars o sindrome da Cinecittà, nel 2001, Out Natural Arts, cioè quando le ricostruzioni prendono sopravvento per un loro aspetto tecnologico, per il loro appeal. La chiamava sindrome da Star Wars perché per quell'anno uscì l'episodio 4, credo. Però è una frase, secondo me, straordinaria, e lo diceva pure Leon Battista Alberti, che chiaramente non faceva modelli al computer, ma quando parlava di modelli diceva non si facciano forbiti e lucenti, ma nudi e schietti, si da mettere in luce l'acutezza dell'esecuzione del modello, non diciamo l'aspetto estetico per vendere fumo, ecco. Perché io ho molta paura di queste cose, perché noto, potrebbe capitare una deriva di tecnologia che prende sopravvento, cioè l'archeologia virtuale, le tecnologie digitali sono un mezzo, non sono un fine della ricerca archeologica. Assolutamente. Un'altra volta sembra che sia al contrario, io sono un iper esperto di fotoscan, bene, ma io sono archeologo, perché poi sono archeologo che so usare quelle tecnologie come tutti voi. Cioè, dobbiamo stare attenti, a me la tecnologia per certe cose mi fa anche paura, quasi è necessario in un museo avere ricostruzioni, cose anche sbagliate, l'importante è che ci siano, cioè non so come dire, è uno strumento di comunicazione e divulgazione. Io penso che da archeologi dobbiamo utilizzare, come il GIS serve per gestire i dati del tuo lavoro e poi tirare fuori informazioni, la stessa cosa con questi lavori che partono da tecniche di rilievo, da competenze di rilievo, da saper leggere l'architettura e darne poi una forma scientifica, che è uno strumento di conoscenza per chi lo esegue, con informazioni altrimenti non desumibili dai metodi tradizionali della ricerca archeologica, fino poi dopo arriviamo alla comunicazione, ma quello se ne occuperanno poi i comunicatori. Ma sono assolutamente d'accordo, e infatti il tema che prenderemo, secondo me, anche lo approfondiremo di più nella tavola rotonda domani, è proprio questo, sulla sostenibilità del lavoro e delle componenti che riguardano il lavoro dell'archeologo. E a tal proposito, appunto, speriamo di avere occasione di parlarne con col dottor Demetrescu domani, relativamente a questo lavoro che sta portando avanti lui, il CNR, cioè lui nello specifico sull'Extended Matrix, e quindi questa meta documentazione del modello tridimensionale che accompagna sia la componente di registrazione di un dato tridimensionale, ma anche e soprattutto la componente di ipotesi tridimensionale. E quindi a quel punto si viene a creare un file che fornisce a qualsiasi studioso che ne è in possesso la documentazione o comunque le indicazioni su dove andare a reperire i ragionamenti, quantomeno, che ci sono dietro a quell'ipotesi tridimensionale. E a quel punto raggiungiamo, secondo me, quel grado di scientificità e di ponte che un po' l'archeologia manca, perché finché io sono proprietario del mio scavo, io ipotizzo e soltanto io sono in grado di ricostruire i ragionamenti che ci sono dietro alla mia ricostruzione, ho detto in modo molto brutale, me la suono e me la canto, è difficile venirmi a dire qualcosa. Con questo modo, secondo me, si riesce. Dall'altra parte si presume che sei quello che, avendo scavato, sei quello che lo conosce meglio. Assolutamente, assolutamente. E certo, sono due facce, secondo me, della stessa medaglia. E secondo me questo è un po' un processo di democratizzazione della cultura, volendo usare un termine forte. E appunto sforzarsi di tirar fuori un po' i ragionamenti anche che ci sono dietro, che forse sono ancora più importanti della restituzione in sé per sé. Ho avuto a riguardo una discussione, diverse chiacchierate col professor Liberani, sempre molto forti e importanti, stimolanti da questo punto di vista, e quindi sono assolutamente d'accordo, professor Limoncelli. Grazie. Bene. Se ci sono altre domande, scusate, ho rubato un po' di tempo. Se ci sono altre domande per la dottoressa Pansini, se no c'è la pausa, credo. Direi sì. Non abbiamo nulla in chat, sto controllando. No, non mi sembra. Soltanto un commento positivo. Che se lo becca la dottoressa Pansini, e direi che. La dottoressa, chiaramente. Noi sì, siamo assolutamente, possiamo andare in pausa. Perfetto. Io la ringrazio tantissimo, professor Limoncelli. Grazie a voi per l'invito, mi ha fatto piacere. Poi... No, assolutamente a noi. Ci vediamo domani. Sì, assolutamente. Assolutamente. Facciamo questo piccolo pomeriggio libero, quindi volentieri ci sono. Perfetto. Dalla regia, vedo Virginia.
Sì, tutto bene. Stavo controllando che non avessimo domande, ma per ora non ce ne sono. Perfetto, noi andiamo in pausa, dopo la parola a Virginia e iniziamo con Landscape, giusto? Perfetto. Certo, ci vediamo, è una pausa molto lunga, vediamo alle 5:30. 5:30? Perché così lunga curiosità? Perché cambiamo argomento, perché finora abbiamo trattato di Digital Humanities, poi passeremo al Landscape Archaeology, quindi è già una giornata intensa. Un quarto d'ora, perfetto. Va bene, allora ci vediamo fra un'ora, abbiamo detto un'oretta e mezza. Perfetto. A dopo. Va bene, a più tardi.